La crisi idrica nel nord Italia sta scatenando anche una crisi politica tra Piemonte e Lombardia, in particolare nelle province dove la produzione di riso è più importante, quindi Novarese, Lomellina, provincia di Pavia. Non è una guerra dell'acqua, ma poco ci manca. I risicoltori novaresi contestano anche la scelta del consorzio Est Sesia di chiudere alcuni canali per irrigare la Lomellina. La dichiarazione che ha dato il via ad un vero e proprio scontro era stata: i loro campi sono spacciati, i nostri si possono ancora salvare. Da che parte sta? In che posizione si sente da uomo di esperienza di agricoltura e da amministratore? È una domanda difficile perché da piemontese sarebbe molto facile. Il concetto di fondo è un altro, che poi se arrivi a queste fasi, arrivi a queste scelte o a questo rischio di dover fare delle scelte, e questa è la cosa che fa più male da amministratori. Io credo sia difficile chiudere, perché oggi vuol dire comunque in qualche modo demolire un pezzo di economia. Io credo che serva un po' di buon senso anche lì, e come dire, un po' di equilibrio, trovando delle soluzioni, come dire, di equidistanza. Non è un ragionamento, come dire, da ex democristiano o da democristiano. Il ragionamento di fondo è che questo dimostra che serve programmare, altrimenti poi è come voler dire ho due bambini, ne abbandono uno. Cioè, credo che sia nessuno in cuor suo voglia fare una cosa di questo tipo, e quindi è veramente, veramente difficile. Cioè, noi qui siamo di fronte ormai a una scelta, a due scelte epocali, una sull'energia e una sull'acqua. L'acqua diventerà più importante probabilmente del petrolio, e quindi di conseguenza credo che oggi non si possa più perdere tempo per il bene dell'agricoltura, ma probabilmente anche per il bene dell'uso comune.